ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo è Gigi Crema Minecraft Survival con la quasi Vanilla Craft. Che bello! Siamo tornati su Minecraft e visto che questo sarà un episodio survival, sai cosa voglio fare? Che cosa? Voglio migliorare il nostro rifugio temporaneo. Lo voglio fare, guarda, ti dico subito come lo voglio fare, okay. Perché ho già 2000 idee. Dai, fammi voglio sapere. Voglio fare le pareti di pietra. Sì. Perché poi quando ci costruiremo la casa ho intenzione di lasciarlo come specie di basement, di rifugio sotterraneo per mettere tutte le nostre provviste. Hai già deciso che la nostra casa sarà qui? Sì. Ma io non lo so, magari la voglio in montagna, magari al mare, magari in campagna. Tu hai deciso invece che sarà esattamente qui. Abbiamo già il fiume qua vicino, quindi dove vuoi andare al mare? Comunque, anche se poi ci sposteremo, sì? Perché non si sa mai, direi di migliorarlo un pochettino, magari mettere anche qualche cesta, dato che io sono pure piena di materiali, mettere una fornace, qualcosa per renderlo un po' più accogliente, anche se poi è una cosa che andrà cambiata o demolita, non lo so. Ma c'è una cosa più importante. Cosa? Io sono quasi nudo, perché non pensiamo prima a sistemare un po' a me ti e poi alla uccidere? Casa? No. Ho sfoggiato la mia spada per distruggerti. No, lasciala allora, lì. Nel mentre che miglioriamo il nostro rifugio, direi che possiamo farmare magari anche l'equipaggiamento per te. Grazie, cosa vorresti? Meno male. Uno scudo. Allora, vorrei uno scudo in diamante, poi no, vabbè, aspetta, una spada. Uffa. Lo sai che dobbiamo andarci cosa voglio? Piano. Io volevo cose belle, io vabbè. Ti propongo una bella armatura in pelle come ce l'ho io, uno scudo e una bella spada, che ne dici? Sì, mi piace. Oh, ecco qua. C'è una chest. È tornato Mister U? In effetti non si fa sentire. L'altro episodio mi sono dimenticato, ma in effetti non si è fatto sentire. No, perché sei tu ad aver fatto gli scherzi. Esatto. Magari sei arrabbiato e quindi ci farà un dispetto adesso. O magari li ha apprezzati. Già il cartello che dice tranquilli non esplode non è un buon segno. Non è che poi magari esploda. No. No, okay. Vuole fare soltanto il simpatico. C'è un libro. Oh, di nuovo. C'è un libro. Io non vorrei essere pessimista. Secondo me Mister U in un'altra vita era uno scrittore. Magari dici che è fallito e quindi è venuto a darci fastidio in qualche modo. Si vuole sfagare su di noi. Esatto. È peggio del lavoro dello youtuber, scusa. Esattamente. Lo dobbiamo compatire. Ma, leggi un po', facci sapere cosa pagina vuole. Pagina 1 di 3. Ha già scritto tantissimo. Salve, vi sono mancato? No, vero? Assolutamente io direi no. Di no, stavamo così bene, oggi pensavamo di farci il rifugio, quindi è un po' il terzo incomodo, no? Esatto. Prima di tutto mi vorrei congratulare con voi per il rifugio che avete improvvisato in così poco tempo. Grazie. Presto verrà demolito. No. Come? Perché? Vedi, ti sta già rovinando i piani del io lo miglioro lo stesso, se poi lo demolisce lo uccido, mi sta facendo fiorellini a fianco, grazie. Sì. Ma parliamo di cose importanti. Ok. Quest'oggi il vostro compito sarà quello di prepararvi alla prossima sfida che prevederà l'andare in miniera. Ok. Vi consiglio di rifornirvi per bene, di cibo, torce, picconi, ma soprattutto armi. C'è anche un PS però, non ci dimentichiamo, io non te lo stavo dicendo, ma c'è un PS. Non è un vero messaggio di Mister Who se non c'è il PS. Esatto. Visto che mi sono comportato male con Steph, ho deciso di farmi perdonare con un regalo. Mi piace. Lo trova nella cesta che avete lasciato in mezzo al bosco. Vuoi vedere che ti lascia? Sì, io sono già andato, ci vediamo dopo. Fai quello che vuoi, io vado a vedere la cest. Okay. Io mi sa un che regalo per me. Rubo la cest, faccio questa cosa. Rubo la cest e la metto dentro casa perché vorrei evitare di avventurarmi con tutto il materiale che abbiamo raccolto negli altri episodi perché... Cos'è successo? Ci sono dei boots in leather e c'è un altro messaggio. Ok. Non sarò sempre così gentile, quindi non ti ci abituare. Cioè, pensavo non fosse il regalo, pensavo li avessi messi per sbaglio. Cioè, dei boots in pelle. Vedi il lato positivo della cosa, almeno i boots ce li abbiamo già e non li dobbiamo farmare. 4 di pelle in meno, dici? Esatto, quindi dai, è stato quasi gentile. Ho sentito già rumori non poco simpatici. Ah, bisogna stare attenti, Ok, vedo del carbone e c'è abbastanza luce, mi sembra il posto giusto dove raccattare un po' di cose. Quanta pietra hai raccolto? No, io sto prendendo... No, non è raccolto direttamente, vabbè, non mi aiuti neanche. Quanti ce ne serviranno secondo te per il rifugio? Allora, pietra io ne prenderei uno stack, bene o male, quindi 64. Carbone invece non lo so, perché ci servono tante torce, quindi per adesso ne prendo quanto riesco. Anche... Non vedo più una ceppa, cioè io non vedo una ma ceppa. Ma dove sei finito? Sei andato sotto? No, mi vedi? No. Ciao. Ah, lì sotto c'è il del carbone, non te lo dimenticare. Allora io vabbè prendo tutto da qui, continuo. Sono già a 35 quindi non sono messa male. Ok, io ho 14 di carbone. Allora per fare una stack 14 per 4, tu che sei bravo in matematica. 2 2
Non mi fare domande di matematica. Dovete sapere che Berenice non sa neanche le tabelline, quindi... Non è vero, le so le tabelline. Se vi volete divertire, 9 per 8? 2. 78? Smetti di bullettizzarmi, questo è bullismo, smettila. Bullismo nerd. C'è del nerd. Ferro lì sopra, ci arrivo? No, va bene, non ci arrivo. Dov'è? Sto cercando di cambiare discorso. Di quelle sei, scappi via dalle cose, certo, di matematica. Così si fa. Allora, qua c'è un po' troppo buio. Allora, io sono stato bravissimo, ho già preso 28 di carbone. Tu puoi dire bravo. Lo stesso? Sì, aspetta, devo raccogliere queste, perché stavo farmando al contrario. Io ne ho 64 più 7, che ovviamente non so come fa, quindi sono una stack più 7. Dai, ce la puoi fare, 64 no, più 7. No, perché mi emoziona, lasciami in pace. Shh, 70. Silenzio. Guarda che faccio venire un creeper, ti faccio esplodere, guarda, smettila. Ok, la smetto. Ti ho rubato 3 di carbone, vabbè, sappi che 3 di carbone ce li ho io. Ok. Allora, la pietra ce l'abbiamo. Vabbè, pietra, conta che ne ho preso un pochettino anche io. Legna a casa ne abbiamo, vero? Perché poi ci serve per i picconi anche la legna, dobbiamo fare i bastoncini. Sì, legno ho visto più di una stack, okay. Quindi siamo tranquilli. Poi anche io ho 16 bastoncini. Ascolta, io esco un attimo qui fuori, guardo se trovo un po' di cibo, perché sto per morire di fame. Cibo non ne abbiamo neanche in casa? Penso che abbiamo solo una bistecca. Io perlomeno ne avevo una nell'inventario, quindi penso che ci sia solo quella. Tu non avevi nulla? No, io carne non ne avevo. Abbiamo una bistecca da dividere in due. Io qua animali non ne ho visto, quindi è inutile che li cerchi. Aspetta, qua c'è una pecora lì. Oh, ascolta, io vedo le pecore e ammazzo queste per ora. Ma quella è una gallina, non è una pecora. E ho visto male da lontano, è una cosa bianca. Ma come fai a confondere galline e pecore? L'ho vista da lontano, era una cosa bianca, quindi che ti devo dire? Uccidila. Aspetta. Perché non stai usando la spada? Perché non la voglio consumare per una gallina. Ok, mi hai rubato la carne. Le uova si possono mangiare? No. Con le uova le tiri per terra e hai un tot possibilità che esca un'altra gallina. Ah, non è uscito niente, ok. Ho detto un po' di possibilità. Sono sfigata, non mi è uscita la gallina. Guarda che bello il tramonto. Sta per far notte, sì, lo so che ti piace il tramonto, ma poi arriveranno tantissimi mob. Io non mi ricordo più dove è casa, Non so, tu stai tenendo la direzione, io no. Ovviamente no. E allora come allora, ci torniamo? No, dobbiamo andare a casa, io ci muoio altrimenti, Andiamo, andiamo, cioè, andiamo. Dobbiamo andiamo. Andare a casa e continuare domani mattina. Ok, stanno spawnando mob, sento qualcosa, mi sa zombie dietro di me. Corri! Anche scheletri. Io non posso correre, sono talmente bassa di cibo, ho perso casa. Allora... No, sai cosa dobbiamo fare? Io vedo luce. Anch'io vedo luce, abbiamo messo le... Ok. Ok, come visto che c'è il vetro, la luce è sotto... Sta pure piovendo, vai, torna a casa, torna va veloce. Casa. Dobbiamo segnarci le coordinate della casa che ci hanno detto si possono vedere con F3. Sì, clicca F3, guarda, succede una cosa tutta strana. Vediamo. Vedi le coordinate. Dove sono le coordinate? Dai, vediamo. Queste, X, Y, Z, 179.000. Ok, vai, te la ricordi a memoria, giusto? Sì, l'ho già memorizzata. Perfetto. Guarda, siamo a posto. Mi fido di te, Ok, mi raccomando. Sì, tranquillo. Hai la fornace? No. Non le avevi rotte prima? Sì, ma l'ho rotta senza piccone, quindi l'ho proprio spaccata. Non te l'ho voluto dire facciamo perché fornace, magari mi criticavi. Facciamo faccio una io, fornace. faccio io. Così non sprechiamo la tua cobblestone. Bravo. Che hai farmato con tanta audacia. Queste grazie. Paroloni. Grazie. E ti cucino pure un po' di carne. Ma tu ne hai carne da cucinare? Ce n'è una, tipo una contata nella cesta. L'hai presa tu quella, la cosa del polletto? Io ne ho preso 3. Aspetta, vieni qua. Cosa stai facendo? Iniziando a fare il rifugio. Cioè stai morendo di fame e pensi al rifugio. Certo, tanto sto aspettando. Guarda una cosa utile. Oh, è uscito. Oh mio Dio. Non ci credo. Ma lo teniamo in casa? Questo sì, lo teniamo in casa, è troppo bellino. Bellino. Come lo chiamiamo? Pasquale. Pasquale. Alla faccia da Pasquale, no? Io do forfè, basta. Sarà la mascotte del rifugio. Quando questo rifugio non si userà più, Pasquale morirà qua. Lo lasciamo qui. Ma no, qui. Ma poverina, sì, è il rifugio di questo. Cioè, è il rifugio della ma mascotte. Le cose al contrario, esatto. Lasciami in pace. Stai zitto, fai prima. Guarda, okay. Questa è una dichiarazione d'amore proprio ufficiale tra me e te. Ti do due. Oh, grazie, morirò di fame uguale. Ti do due Pasquali. Ma l'hai uccisa? No, Pasquale è vivo, okay. Però erano la madre e il padre e li hai mangiati davanti a lui, guarda, ti sta guardando. Ciao, che bellina, minuscola. Ma se gli hai appena mangiato i genitori in faccia? Lui non lo sa. Ti odierà per sempre. È una gallina, non può capire. Ma che cosa, non è vero? Certo. A me è rimasta fame, non so a te, ma... Anche a me. Okay. Allora, io inizio a fare un po' di cose qua. Ma ti stanchi e ti ritorna ma fame. Ma non mi interessa. Mentre okay. Tu costruisci... Mm-hmm. Io ammazzo un po' di galline, un po' di pasquali. Bravissimo, dividiamoci i compiti perché è la cosa migliore. Esatto, ti porto un po' di cibo a casa, davvero... Fai l'uomo, esatto, vai. Esatto, brava, vai, vado a caccia di pasquali.
Ho finito il rifugio. Com'è, finito. Carino? Sì, molto. Non riesco a togliere sto blocco perché si è piazzato Pasquale e non riesco Vabbè, a Vabbè, Pasquale coprirà quel blocco. Io, guarda, ho trovato una bella fattoria di pecore e maiali. Così non uccido più Pasquali. Bello. Tu nel mentre non morire di fame. Non so se riuscirò a tornare a casa, lo sai. Ho paura di essermi perso. Le coordinate le hai prese tutte, le ricordi ancora, vero? Sì. Assolutamente sì. Vabbè, io sono a casa, te le posso dire, quindi. 45-71? Non c'è problema. Ah, si è spostato Pasquale, aspetta, aspetta. Okay. Se non riesci a lasciare neanche un blocco diverso, guarda, hai qualche malattia strana. Non è bellissimo, però dai, come rifugio temporaneo direi che ci può stare. Poi tanto ci faremo la casa fighissima. Ciao. Facciamo un recap. Sto morendo. Idiota, sto morendo. Scusami. Dammi cibo, muoviti. Tieni. Non mi parlare male però. Certo che ti parlo male. Va cucinato però, ma che schifo. Ok, allora, abbiamo cucinato abbastanza carne, abbiamo fatto la chest per partire, così siamo super Chiamata organizzati. Chest per partire. Esatto, bellissimo nome, famoso nel mondo. Creiamo al volo le torce, creiamo al volo il mio scudo e direi che siamo pronti. Abbiamo pronti. Un sacco di picone, abbiamo le spade, abbiamo le torce, abbiamo il cibo, forse direi un po' di legna. Manca un po' di legna secondo me perché Oddio, ne dobbiamo usare. Abbiamo uno stack, quindi. Ma ne dobbiamo usare un po' per lo scudo, 64 più 58 torce. Ok. 19 più 8 bistecche, che ovviamente saprai quanto fa. 19 più 8. 27. Altre 6 crude, che comunque ce le portiamo no, perché le teniamo, non fanno schifo. Sì. Uno shield. 48 di legna. 8 bastoncini rimanenti. E un pezzo di ferro che lo mettiamo perché siamo fighi. Direi che siamo messi bene. Mr. Who dovrebbe essere molto molto fiero di noi perché siamo stati bravi. Siamo riusciti a farmare tutto. Ti devo far ho raccolto dei fiorellini per te. Prima di grazie. Finire. Guarda, vieni fuori. Scusate, di mostri. Guarda che belli. Un creeper. No, scappa. No, se esplode, esplode la casa. Ti prego, no. Scusami. Ti ok, ammazzalo adesso, vai. Non mi puoi fare questo. Para. Aiuto. Ok, stavolta non mi ha tolto danno. Ha okay. fatto un buco gigante. Ma scappiamo. Non mi ha tolto... Torna a casa, fregatene. Io ho trovato che non era una buona idea farmi vedere i fiori ora. Entra e chiudi. Però sono bellini, li hai visti? Sono troppo carini, sono bellissimi. Vero? Ci stanno troppo bene. Meno male. Ne ho messo un altro, muoviti a tornare dentro. Chiudi tutto. Beh ragazzi, il video finisce così. Se vi è piaciuto lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.